Ton ton ton. Come detto nell'ultimo video di Shin Hayarigami, registro anche le quattro, mi pare, quattro storie extra, scene extra. No, non era qua, scherzavo. Ah, intanto per sbloccarle tutte e quattro, praticamente ho completato la storia di nuovo, anche se in realtà non ho finito al 100% tutte le possibilità, non le ho esplorate tutte, ma credo che per lo sblocco fosse fondamentale beccare S come grado di completamento. Quindi ho fatto quello, dopo sono andata a vedere negli extra e tadà, mi sono spuntate tutte le altre tre side stories. Bene, cominciamo con Il sussurro del diavolo, dedicato a Kanaya Hiromu. Ok, approfondiamo la figura di Kanaya. Perdere peso? Sì, giusto. Cosa sta pensando sta tipa? Il suo nome era Makimura Sanae e la ragazza aveva l'aspetto giovane, in contrasto alla sua età, ma davvero non era il mio tipo. Kanaya sappiamo già che era, innamorato di Haruka, più che innamorato, ossessionato da questa Haruka. La prima volta che l'ho vista, sono impazzito perché era completamente ricoperta di sangue. Deve essere stato subito dopo, che lei ha ucciso la famiglia Takenaka. Avrei potuto chiamare la polizia e farla arrestare, ma ho deciso di ricattarla per renderla mia schiava, proprio. Kanaya è una bella personcina. Sapevo che era una cosa brutta da farsi, ma non ho potuto farne a meno. E tutto perché la mia Haruka non voleva più vedermi. Le sembra che questa sia una dieta, a basso rischio, basandosi sugli studi che sono iniziati nel sud-est asiatico. Una delle mie colleghe, dove lavoro, utilizza queste pillole e ha perso 5 kg in 2 settimane. Era raro che parlasse di lavoro. Davvero lavorava in quel posto? La prossima volta dovrei andarmi a divertire appunto nel posto dove lavora. Ma stare a dieta era una cosa che odiavo. Facevo quello che volevo e mangiavo ciò che volevo. Quella era la mia filosofia. Ma comunque funziona come tutte le altre diete, quindi devi mangiare meno cibo e ti devi allenare. Odio quella roba schifosa. No, è molto facile e veloce. Questo metodo sembra che funzioni per tutti. Come ti suona? È davvero insistente. Perché mi sta dicendo tutto questo? No, a dieta per me era la terza o quarta parola che odiavo di più. Per prima cosa, che cosa ne ricavo se divento magro? Beh, vuoi fare una buona impressione sulla signorina Haruka, giusto? E disse questa cosa prima che io finissi la mia frase. Haruka, parola magica per Kanaya, basta dire Haruka e non capisce più niente. Perché all'improvviso stai parlando di lei? Non le importa, anche se io sono magro. Haruka me l'aveva detto proprio lei, me l'aveva detto di persona, quando era andata a trovarla al lavoro. E ci andavo 3 volte al giorno. Mi sorrideva anche, ma non gliene fregava niente del mio peso. Cosa vuol dire pretentious? Vediamo. Vocabolario a moi.
Era davvero così presuntuosa? Sarebbe stato terribile, ma non volevo pensarci al momento. Sanae chiuse gli occhi e sospirò. Era una mia impressione o era frustrata? O era frustrata. Kanaya, ascolta attentamente. Il tipo di ragazza alla quale non frega niente dell'apparenza esiste solamente nei libri o nella tua immaginazione. E pensaci bene. Non hai nessun altro difetto oltre all'essere in sovrappeso. Sì, certo, non ha nessun difetto, Kanaya. No, è solo pazzo. Beh, sì, una cosa del genere. Ho un sacco di soldi e ho anche il talento per diventare uno scrittore famoso. Sono l'uomo che fa per lei. Ah, quindi lui aveva anche un sogno nel cassetto. Quindi di diventare uno scrittore, bene. Beh, mi viene difficile pensare a qualsiasi altro motivo per il quale Haruka dovrebbe rifiutarti. Bene. Forse ti stava semplicemente mettendo alla prova quando ti ha detto che il tuo peso andava bene. Mettendo alla prova? Beh, le ragazze ogni tanto lo fanno. Penso che volesse aiutarti a capire le sue vere intenzioni. Le ragazze non rivelano le loro opinioni a quelli che piacciono. Ah, è così? Penso che potrebbe essere possibile, ma davvero non capisco le donne. Stai dicendo che Haruka sarà mia se io perderò peso? Sì, penso che sia abbastanza possibile. Ti ucciderò, se mi stai mentendo. Oh, sì, minaccia Blindman di ucciderla, certo, come no. Non mi importa, tanto dentro sono già morta. Sanae rise mentre disse questa cosa. Lo stato mentale di questa tipa era assolutamente... Oh mio Dio, mi vengono le parole, questionable. Discutibile, ecco, non mi veniva la parola. Lo stato mentale di questa tipa era discutibile, per dirla in poche parole, e la cosa era un po' inquietante. Probabilmente ho danneggiato la sua mente dopo tutti questi abusi. Beh, a questo punto non mi importa. Ma volevo sapere di più riguardo a ciò che aveva da dire. Perché stai cercando di mettermi assieme ad Haruka? Non ti lascerò andare anche se comincerò ad uscire con lei. Sì, lo so. E allora perché? Ti sto dando dei consigli utili. Ogni ragazza è interessata all'aspetto di un uomo. Passerò il resto della mia vita in qualità di tua schiava. E anche io sarei felice se tu perdessi peso. La creatura finalmente aveva rinunciato ad essere libera. Me la voglio spassare un po'. Ah, questo è folle. Ok, vai, dimmi di questa dieta. Ma prima... Le salta addosso. Che infame. Sanae si era già procurata le pillole per la dieta. Potevo davvero perdere peso con queste? Non ero uno stupido. E all'inizio non avevo cominciato a prendere le pillole subito, perché erano sospette. Ma la situazione con Haruka stava cominciando a peggiorare. Adesso rimaneva con me solo pochi minuti, anche dopo che io l'avevo richiesta al club. E all'improvviso aveva cominciato anche a non accettare più i regali costosi che le portavo.
Sanae poteva avere ragione. Haruka poteva essere arrabbiata con me perché avevo ignorato i suoi bisogni. Solamente pensare alla situazione mi rendeva nervoso, quindi decisi di mixare le pillole che ottenevo da Sanae nei miei pasti e vedere se c'erano effetti collaterali, anzi nei pasti della mia famiglia. La mia famiglia stava bene, quindi non era veleno. Perciò, dopo tutto questo, ho iniziato a prendere le pillole. Quindi proprio disposto a sacrificare addirittura la famiglia in caso fossero state avvelenate. Bravo! Avevano molto effetto. Persi del peso. E Haruka iniziò a trattarmi meglio per un po'. Sanae mi disse quello che stava succedendo con Haruka. E la stessa Sanae mi disse che sembravo più magro. Sarebbe stata solo una questione di tempo perché Haruka si mostrasse d'accordo ad uscire con me. Dopo aver prelevato una grossa somma di soldi in un convenience store, decisi di persuadere Haruka dandole un regalo, ma per qualche strana ragione Haruka mi rifiutò. Qui fa riferimento al prelievo nei konbini, che sono quegli store aperti 24 ore su 24 in Giappone, nei quali si può anche prelevare. Fanno anche servizio, questo tipo di servizio qua. Haruka mi respinse. E te lo meriti, tizio. Cos'è successo? Perché Haruka non è diventata mia? Ero confuso, avevo perso peso proprio come voleva e le avevo dato anche dei soldi. Quindi che cosa voleva ancora? Quando lasciai il bar di Haruka, chiamai Sanae e ci incontrammo nel nostro posto speciale, che è praticamente il mattatoio di Sanae. Vabbè. Volevo sfogare un po' della mia rabbia, ma avevo bisogno, per prima cosa, di avere le pillole da lei. Diventavo molto ansioso se non le prendevo. Il mio corpo era infuocato. Sanae fissò la mia mano destra e cominciò a parlare. Che cosa hai in mano? È il telefono di Haruka? Sì, giusto. Haruka mi ha detto: "Non voglio vederti mai più", ma prima di andarsene ha lasciato cadere il suo telefono. Questa potrebbe essere la mia scusa per vedere Haruka di nuovo. Come sono fortunato. E perché mi sta rifiutando in questa maniera così fredda? Ho perso peso e l'amo così tanto. Posso dare un'occhiata? Mi strappò il telefono e gli diede un'occhiata. Prima che io potessi richiederglielo indietro, finalmente aprì la bocca. E il suo tono era dolce. Qualcuno sta minacciando la tua ragazza. Cosa? Ma non sembrava. Sanae mi mostrò lo storico delle chiamate e aveva il nome di uno strano uomo, Tamura Kotaro. Tamura Kotaro? Ah, conosco questo tipo. È abbastanza noto nel posto dove lavoro. Praticamente si approfitta dei deboli per rubargli i soldi e prenderne il controllo. È un bullo. È così? Quel figlio di puttana. Sì, lui deve essere la ragione principale per la quale Haruka ti ha rifiutato. Forse non voleva che tu rimanessi coinvolto con la sua situazione. Ah, davvero? Allora capisco se questo è il caso. È sempre stata così carina con me.
Era carina perché è pagata, Ciccio, perché tu cacciavi i soldi nel suo host club, era quello l'importante. Bene, ora che ho capito quello che è successo davvero, ho intenzione di fare qualcosa. Salverò Haruka dai piani malvagi di Tamura e sarò il suo eroe. Certo, Kanaya sogna. Sappiamo già come finisce. Questo è lo spirito, ma non sarebbe abbastanza. Perché non sapresti quando lui sarebbe pronto a colpire di nuovo. Vero, quindi dovrei uccidere quel Tamura. Non lo lascerò mai più avvicinare alla mia Haruka. Davvero? Ovviamente. Io posso fare tutto per lei. Sanò, cioè non ce la sto facendo, non è chiaro. Sanae avvicinò il suo volto al mio. Stava sorridendo, ma i suoi occhi non stavano sorridendo. I suoi occhi erano oscuri come un abisso. Non sei ancora pronto? Nel tuo stato attuale prenderai solo botte. Non ti preoccupare, devi solo cambiare i tuoi metodi o non sarai in grado di salvarla. Ed è per questo che io ti insegnerò come ucciderlo. Ti dirò come fare a indurre in lui il più grosso terrore. Io Dizzy non me lo ricordo mai. Ecco, stordito. Cominciai a sentirmi stordito. Non capivo di che cosa stava parlando, ma annuì alla fine della conversazione. Ero così assetato, avevo bisogno di quelle medicine. Dammi le medicine, dammele ora! Sanae camminò lentamente fuori dalla mia portata. Nell'angolo dove c'era una borsa. Tiro fuori una piccola bottiglia marrone, aprì il tappo e cominciò a lanciare le pillole sul pavimento. Tutte le mie preziose pillole stavano volando dappertutto. Che diavolo stava facendo? Cercai di riprenderle tutte con le mie braccia e cercai di infilarmele tutte in bocca. Ora sto meglio. Riuscivo a sentire una risata lontana, era quella di Sanae. Bene, così finisce questa prima storia, questo primo episodio secondario e ci vediamo col prossimo.